Tarantella Viganese, quindi l'introduzione inizia in quinta posizione ad aprire. Le prime tre note abbiamo 3, 2 cerchiato e 4. Ripetiamo, 3, 2 cerchiato e 4. Le altre tre note scendiamo in sesta posizione, 2 cerchiato, 4 e 2 cerchiato. Ripetiamo, 2 cerchiato, 4, 2 cerchiato. Leghiamo i due pezzi. Di nuovo. E poi continuiamo con 5, 2 cerchiato per due volte. E a chiudere 4 e 2, 4 e 2, due volte. Ripetiamo il tutto. Ripetiamo. Questo pezzo lo ripeteremo tantissime volte, fin quando l'abbiamo memorizzato molto bene. Una volta memorizzato, possiamo proseguire. Andiamo alla prima parte. Abbiamo il 3 e poi di nuovo 3, 2, 4. Quindi due volte il 3, 2 cerchiato, 4. Ripetiamo questo frammento fin quando esce benissimo. Poi aggiungiamo 4, 3 cerchiato e 4. Colleghiamo i due pezzi. Lo ripetiamo tantissime volte. Inutile andare avanti se non esce bene questo pezzo. Dopo aver memorizzato questo, lo ripetiamo e andiamo avanti. Andando avanti, troviamo ad aprire in sesta posizione 5 e 2 cerchiato. Poi eseguiamo velocemente 5 e 2 cerchiato per due volte. Ripetiamo ad aprire 5 e 2 e di nuovo 5 e 2 veloce. Di nuovo possiamo memorizzare si, pa, pa. Quindi ripetiamo tutta la frase dalla quinta posizione. Memorizzando si, pa, pa. Quindi ripeteremo tantissime volte. Poi proseguiamo, andando avanti troviamo 4 e 3 e 5 e 2 da seguire velocemente. Quindi 4 e 3, 5 e 2 cerchiato. Di nuovo, ripetiamolo tantissime volte velocizzando. Dopo queste due note troviamo di nuovo 5 e 2 ad aprire, veloce, e poi 4 e 3 e 3 e 2 a chiudere, sempre velocemente, 4 e 3 ad aprire e 3 e 2 a chiudere, ripeto, 4 e 3 ad aprire, 3 e 2 a chiudere, però velocemente, sempre l'effetto. Quindi ripetiamo di nuovo tutta la frase. Ripetiamo di nuovo.
volta memorizzata, quindi molto bene, possiamo proseguire. La parte successiva è, diciamo, quasi uguale. La differenza è che prolunga 5-2 per due volte, quindi così. Ripeto. Quindi la prima parte è uguale a quella di prima. Cambia solo con 5-2 lunga, lunghi. Di nuovo 5-2 e questo. Quindi 5-2 ad aprire. Una volta memorizzata questa frase, proseguiamo. Abbiamo il 3, il 2 cerchiato salendo in quinta posizione, il 3 e 2 a chiudere. L'effetto è questo. Ripetiamolo tantissime volte. Dopo che l'abbiamo memorizzato, possiamo collegare la frase di prima a questa. Di nuovo. Ora possiamo ripetere tutta questa prima parte. Si ripete di nuovo questa prima parte.